Eccoci qua, benvenuti a tutti al nostro terzo webinar di novembre. Ringraziamo i nostri spettatori per essere qui. Io sono Davide, quello che vedete accanto a me è il nostro esperto SEO e quindi sono lieto di presentarvelo. Jens vi saluta. Con lui avremo modo di parlare di SEO tra qualche minuto. Sono qui anche con Daniel. Ciao a tutti e benvenuti. E, Ciao. niente, come appunto sapete già, questo webinar è dedicato al botta e risposta, quindi siamo qui ad ascoltare le vostre domande e al nostro fianco appunto abbiamo l'esperto Jens che ci risponderà e risponderà anzi a voi a tutte le domande riguardanti appunto il SEO e il miglioramento dell'indicizzazione del vostro sito sui motori di ricerca. E, che dire? Iniziamo subito. Vi ricordo anche che il nostro webinar di oggi è sia domande sul SEO anche sull'e-commerce. Quindi se avete domande di questo tipo, semplicemente chiedetecele in chat, lasciatela trovate sotto il box appunto del video dove state visualizzando il webinar in diretta e vi risponderemo in tempo reale qui in diretta. Passo quindi la parola a Daniel. E che appunto Ecco, grazie vi mille. introduce Jens. Perfetto. Eccoci qua quindi, ragazzi. Ci troviamo questo nostro primo appuntamento speciale, diciamo che si chiama, lo abbiamo chiamato botta e risposta. Vuol dire che voi ci presentate le vostre domande, i vostri dubbi, i problemi su cui avete bisogno di chiarimenti, che riguardano i due argomenti, SEO e anche e-commerce. SEO, ricordiamo che si tratta di discorsi come essere visibile col proprio sito sui motori di ricerca, qualche dritta speciale, visto che abbiamo l'esperto oggi qua. E-commerce, dall'altro lato, anche se avete un'attività di vendita, un negozio online con Jindo, oppure anche delle domande in generale per quanto riguarda l'e-commerce, cosa comporta, cosa c'è da organizzarci, da strutturare bene, cioè eccoci qua a rispondere alle vostre domande. Quindi usate il chat che vedete qua sotto nel video, presentateci le vostre domande e noi vi rispondiamo qua in diretta, qua via Google Hangout. Però non lo so, chiediamoci un po' per quanto riguarda il SEO, per esempio, quali sono le domande più ricorrenti che ci vengono anche fatte in generale? Di solito una prima domanda di un non esperto, diciamo, che si è appena creato un sito con Jindo, potrebbe essere: dov'è la mia pagina su Google? Cioè, non visualizzo la mia pagina su Google. E quindi, a questo punto, chiediamo magari anche all'esperto quali, secondo lui, secondo le sue esperienze da professionista, sono le regole d'oro, per essere rintracciabile nei motori di ricerca. Adesso vi chiedo a Jens e poi facciamo la traduzione. Ok, Jens, la prima domanda per te. Eine erste Frage, die am häufigsten geläufigste Frage von unseren Usern über SEO ist natürlich: Hey, ich habe gerade meine Seite erstellt, warum bin ich noch nicht auf Google? Was sind so die goldenen Regeln, die der User beachten muss Also am am Anfang Anfang? würde ich mich immer bei den Google Webmaster Tools anmelden und dann führt das dazu, dass die Seite relativ schnell, das heißt innerhalb von 1 bis 2 Wochen indiziert wird. Also das würde ich immer machen, es ist auch kostenlos und sehr einfach und in unserer Hilfe auch, glaube ich, angegeben. Ja, perfekt. Quindi, Jens, come prima cosa che vi consiglio in generale è effettuare l'accesso oppure andare sulla piattaforma dei Google Webmaster Tools. Questa è una regola veramente validissima, perché Google Webmaster Tools vi aiuta direttamente di essere rintracciato nel corso delle prime, diciamo, 1 a 2 settimane su Google. Il grande vantaggio di Google Webmaster Tools, che è uno strumento, appunto, come dice il nome, offerto da Google, è che è gratuito e ognuno che ha un sito web può andare lì e, appunto, crearsi un account e farsi verificare il proprio sito. Quindi questo è il primo passo, la regola d'oro. Adesso gli chiedo anche Jens, per esempio, visto che Jindo ha 3 pacchetti diversi, Jindo Free, Jindo Pro e Jindo Business, in quanto sia importante avere un proprio dominio, oppure se anche utenti che hanno Jindo Free, cioè un sottodominio di Jindo, se riscontrano magari delle difficoltà particolari.
Jens, eine andere Frage ist, gilt das für alle unsere User von Jimdo, ja, also ja. Jimdo-Free-User, unabhängig davon, ob ja. du jetzt eine eigene Domain hast ja, oder nicht? Ja, das gilt für alle User. Ja. Okay. Jimdo-Free, Business und Pro. Okay. Insomma, come vedete, Jens non ha nessun problema a confermarvi che anche gli utenti di Jimdo-Free, avendo un sottodominio di Jimdo, non hanno un problema di poter usare Google Webmaster Tools. Quindi, se hai un dominio proprio o no, vai come primo passo Google Webmaster Tools, che lo trovate sempre attraverso Google sul sito web loro. Createvi un account gratuitamente e fatevi verificare il vostro sito attraverso lì. Così una o due settimane e siete già visibili. Adesso vediamo, perché ci stanno arrivando qualche domanda dai nostri utenti qui al chat. Passo parola a Davide, vediamo cosa dice. Ok, eccoci di nuovo qui. C'è Flaviano che ci chiede, per il SEO, quando inseriamo la parola chiave, che caratteristiche deve avere? Chiediamo a Jens un consiglio sulle parole chiave. Diciamo che quello che consigliamo sempre noi dal punto di vista del supporto di Jimdo è quello di utilizzare poche parole chiave, ma che comunque abbiano dei riscontri nei testi del vostro sito. Quindi se utilizzate appunto delle parole chiave, che possono essere 4-5 parole chiave, cercate sempre delle parole che siano attinenti ai testi e appunto all'attività del vostro sito. Lo chiediamo a Jens. Che dico? Ecco. Quindi Jens, qua abbiamo a che fare con una domanda che riguarda chiaramente le parole chiave. Cioè, che caratteristiche devono avere le parole chiave? Traduco un attimo la domanda di Flaviano. Es geht um die Tags, um die Schlüsselwörter, die die User eingeben müssen. Ja. Eine generelle Frage, was für Charakteristika müssen diese Schlüsselwörter haben? Es geht um die Meta-Keywords, richtig? Genau. Genau. Also die Meta-Keywords haben erstmal nicht so einen großen Einfluss. Mhm. Ne? Also wichtiger ist der Content, der auf der Seite selber ist. Mhm. Und ich würde einfach nur 3 bis 5 kurze beschreibende Worte der Seite nehmen. Mhm. Also ich würde mir die Seite angucken, was es geht vom Thema her, mhm. und das in 3 kurze Stichworte reinfassen und das dort eintragen. Prima, hört sich doch wunderbar an. Ecco, perfetto. Allora, la risposta è molto semplice. Cioè, i consigli da seguire sono comunque sempre molto semplici. Non dovete avere paura che qua, veramente, solo perché vi parla l'esperto, voi non capite nulla, anzi... E per quello ce l'abbiamo qua, per dare qualche dritta molto interessante da seguire. Il discorso è, più che le parole chiave, più importante è sempre in prima linea il contenuto del sito. Cioè, alla fine, cosa ti servono le parole chiave se non il tuo sito è ancora, diciamo, in fase di costruzione e ha poco contenuto? Quindi dovresti avere già un bel po' di contenuto sul tuo sito. Poi, sulla base del contenuto che hai, ti prendi, diciamo, dai 5, 6, 7, al massimo una decina di parole chiave che sono ben caratteristiche, cioè che rappresentano bene il contenuto presente sul tuo sito. Quindi, contenuto come primo regola d'ora, molto importante. E poi, cerchi tu un po' le parole chiave che rispecchiano il contenuto del tuo sito per inserirli negli appositi strumenti che ti offriamo noi. Ecco la risposta a Flaviano, spero che ti abbia aiutato. Ok. Perfetto, abbiamo un'altra domanda da parte di Lisa Perry, che ci fa una domanda un po' più specifica per quanto riguarda Jimdo, quindi ci chiede per il SEO sempre, se non è meglio realizzare appunto un'unica sezione SEO invece che avere tante quante sono le pagine appunto del sito. Questa è di sicuro un'ottima osservazione, una segnalazione che passeremo volentieri ai nostri tecnici. La risposta alla domanda di Elisa per il momento è questa, nel senso che è molto più intuitivo per il nostro CMS, diciamo, aiuta di più l'utente che magari ancora ha le prime armi a definire le parole chiave, la descrizione e il titolo della singola pagina, e lo aiuta appunto a concentrarsi su un'unica pagina e non sul sito in generale. Quindi è sicuramente un modo per aiutare chi è ancora alle prime armi e chi soprattutto vuole concentrarsi su un'unica pagina
senza appunto rendere confusionario quello che è l'area SEO, che è un'area molto delicata del vostro sito, che riguarda appunto l'indicizzazione, e quindi appunto cerchiamo di aiutarvi in questo senso, dedicando ad ogni pagina la propria area SEO, in modo tale che possiate appunto concentrarvi su ogni pagina e decidere quale appunto parole chiave, quale descrizione, quale titolo potete dare appunto al vostro sito sull'area SEO. Questo appunto per ricordarvi che è fondamentale che quando inserite le parole chiave per ogni pagina del vostro sito, questo riguarda gli utenti Jimdo Pro e gli utenti Jimdo Business, che hanno appunto questa possibilità, di ricordare, questo appunto è importante per ricordarvi che le parole chiave, la descrizione e il titolo devono essere coerenti con la pagina su cui state lavorando. Quindi, se lavorate sulla home, lavorate in correlazione con i testi della home. Se invece lavorate sulla pagina dello shop, ad esempio, utilizzate delle parole chiave che appunto siano relative all'area in cui state lavorando, quindi appunto uno shop. Questa è appunto la domanda, la risposta appunto che volevamo dare a Elisa, la ringraziamo per la sua domanda. Ce n'è un'altra che è sempre di Flaviano, ci chiede: devono essere diverse da pagina a pagina in funzione del contenuto? Sì, appunto come dicevo in precedenza, le parole chiave è bene che siano dedicate ad ogni singola pagina. Ricordiamo anche che non serve fare un copia e incolla di ogni singola pagina per quanto riguarda le parole chiave. Il nostro consiglio è sempre quello di utilizzare la sezione SEO in modo razionale, perché ricordatevi, come vi ho detto nel primo webinar dedicato appunto al SEO, ricordatevi che Google, i crawler di Google, quindi i motori, l'algoritmo che sta dietro Google, è una macchina, ma in realtà ragiona come un uomo, nel senso che si dedica principalmente ai contenuti dei nostri siti, dei siti che sono sul web, e quindi fa particolare attenzione che i contenuti non siano dei copia e incolla, ma che abbiano appunto dei riscontri veritieri nei testi del vostro sito. Ripeto, se utilizzate la pagina shop, dedicate le parole chiavi alla shop. Se invece avete la sezione SEO, state lavorando sulla sezione SEO della pagina contatto, ad esempio, utilizzate determinate parole chiavi per la pagina contatto, appunto. E questo è appunto per rispondere sia a Elisa appunto che a Flaviano. Perfetto. Abbiamo qualche altra domanda dei Sì. nostri utenti, passo di nuovo la parola a Daniel. Allora, a me viene presentato anche spesso una domanda dai nostri utenti che riguarda gli strumenti che offriamo noi, no? Jimdo direttamente per quanto riguarda l'ottimizzazione del proprio sito per i vari motori di ricerca. Sicuramente, non so se siete a conoscenza, è comunque così che gli strumenti disponibili di Jimdo per l'ottimizzazione del proprio sito web per i motori di ricerca variano a seconda del pacchetto, ovviamente. Jimdo Free, per esempio, voi potete descrivere, inserire delle descrizioni per la home page e anche un titolo e anche delle parole chiavi, però esclusivamente per la home page, mentre questa funzione è più estesa per gli utenti Jimdo Pro. Per gli utenti Jimdo Pro ci sono a disponibilità diverse sezioni di descrizioni di pagina per ogni singola pagina e sottopagina del proprio sito. La stessa cosa vale per i titoli e per le parole chiavi. E poi c'è un ulteriore plus, diciamo, per gli utenti Jimdo Business che hanno degli strumenti extra che vengono di solito chiamati no robots, no index e no follow. E adesso vado anche a chiedere al nostro gentile collega esperto Jens che cosa significa esattamente quelli in più che hanno gli utenti Jimdo Business rispetto agli utenti Jimdo Free e Jimdo Pro. Jens, mal vielleicht eine Frage um das Feature, das die Jimdo Business User extra haben, also im Vergleich zu Jimdo Pro und Jimdo Free. Die haben ja diese Option no Index, no Follow und so No weiter Archive, genau. und no Archive, Genau, genau. genau.
Was ist der große Vorteil daran, wenn man diese drei Optionen zusätzlich noch hat? Der große Vorteil ist, dass man steuern kann, welche Seiten im Index sind und welche nicht. Mhm. Also du hast diese No-Index-Funktion und kannst sagen, diese Seiten sollen nicht in den Index. Und es ist immer besser, wenn man sein Angebot darauf fokussiert, was man wirklich der Suchmaschine anbieten will. Mhm. Also statt, ich habe jetzt 100 Seiten, möchte ich es fokussieren auf meine 20 wichtigsten. Das ist für die Suchmaschine besser. Und das ist natürlich einfach ein großer Vorteil, dass man das nutzen kann. Ja, genau. Und dann stellt man einfach die 80 Seiten, die man nicht haben möchte, auf No-Index zum Beispiel. Zum Beispiel. Quindi Jens mi ha dato una risposta molto interessante anche per quanto riguarda l'opzione no index, perché quella serve soprattutto a darvi a voi la decisione libera di stabilire quali delle vostre pagine devono essere rintracciate, visibili poi nei motori di ricerca. Questo può essere importante per vari motivi. Il discorso è che se avete per esempio tantissimo contenuto sul vostro sito o tantissime, migliaia di pagine e sottopagine, se volete indicizzare, far indicizzare ogni singola pagina e sottopagina del vostro sito che è molto estesa, molto ampio, questo è una cosa che ai motori di ricerca non piace. Cioè, loro fanno, diciamo, dal punto di vista tecnico, non è di grande vantaggio, cioè inserire tutte le pagine e sottopagine del proprio sito nel motore di ricerca. Per quello c'è questo strumento in vantaggio, No Index, che un utente Jimdo Business può dire: ah, io adesso ho 20, 25, 30 pagine in totale sul mio sito, però per me sono rilevante per quanto riguarda la visibilità del sito, cioè io voglio essere rintracciabile nei motori di ricerca solo per le pagine, le prime 20 o i primi 10, non lo so. E quindi inserisco o seleziono l'opzione no index per tutte le altre pagine, così i motori di ricerca non hanno un problema tecnico per entrare in conflitto nelle varie configurazioni di ricerca. Quindi questo può essere un grande vantaggio, per esempio, dell'opzione no index che hanno esclusivamente gli utenti Jimdo Business. Passo la parola di nuovo a Davide, perché c'è una nuova domanda da parte di Elisa. Esattamente, c'è un'altra domanda da parte di Elisa che ci chiede quanto sono importanti i collegamenti ai social network sul nostro sito per quanto riguarda appunto l'indicizzazione, quindi quanto appunto incidano i collegamenti con i nostri social network sul nostro sito. Ne avevamo già parlato nello webinar per quanto riguarda il SEO nel primo appuntamento. Quello che avevamo detto è che appunto i social network sono importantissimi per quanto riguarda il SEO off page. Poi magari chiediamo anche qualche dettaglio in più a Jens, che è un esperto. Diciamo che i social network sono importanti perché creano appunto un collegamento esterno al nostro sito internet, quindi un network esterno attraverso il quale è possibile raggiungere il nostro sito internet senza conoscere magari l'indirizzo del nostro sito internet, quindi senza necessariamente dover raggiungere il nostro sito internet direttamente. Questo cosa fa? Crea sicuramente dei contenuti che sono all'interno del nostro sito, ma anche all'esterno, sui vari forum, sui vari social network come Facebook, Twitter, e questo aumenta il SEO, quindi aumenta l'indicizzazione del nostro sito sui motori di ricerca. Google fa meno fatica a trovare il nostro sito online e di sicuro se i contenuti dei social network del nostro sito sono veritieri e ottimali, di sicuro l'indicizzazione ne trae beneficio e Google ci premia sotto questo punto di vista. Inoltre ci tengo a sottolineare che ultimamente, dalle ultime statistiche, appunto, si è provato che Pinterest e Google Plus sono appunto i social network che ultimamente vanno per la maggiore, appunto, da un punto di vista SEO, da un punto di vista di indicizzazione sui motori di ricerca. Google Plus, è inutile dirlo, è di sicuro un ottimo strumento perché giochiamo in casa di Google, e quindi tutto quello che riguarda Google Plus viene correlato appunto alla nostra ricerca su Google, e Pinterest per i suoi strumenti, diciamo, innovativi, riesce appunto a indicizzare ed aumentare appunto l'indicizzazione del nostro sito sui motori di ricerca.
Chiediamo un consiglio anche a Jens sul dettaglio dei social network, quindi su come funziona un po' il SEO e l'indicizzazione sui motori di ricerca. Ecco, quindi mi rivolgo di nuovo al nostro collega Jens per quanto riguarda il discorso dei social network. Jens, die Frage kam jetzt auch von einem unserer User, Elisa. Und zwar möchte sie gern wissen, wie wichtig ist das Gewicht oder wie schwer ist das Gewicht oder die Rolle von den Social Networks, was SEO angeht, die Einbindung der Social Networks in die Also ja, es ist wichtig, das zu machen, aber es hat aktuell noch keinen nachweisbaren Einfluss auf das Ranking. Das wird sich mit der Zeit ändern, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren noch stärker, aber aktuell hat es keinen messbaren Einfluss auf das Ranking. Un'informazione che in realtà è anche molto interessante per noi stessi che lavoriamo qui e che offriamo il nostro quotidiano supporto a voi. Praticamente dovete anche capire che il campo del SEO è tipo una sorta di scienza molto giovane, cioè non esiste da molto tempo, cioè solo da qualche anno si è cominciato a occuparsi veramente di questo nuovo tema in questo nuovo ambiente tecnologico. Ed è proprio per questo motivo che Jens mi riferisce che l'inserimento o l'associazione del proprio sito a social network per quanto riguarda la visibilità su SEO è sì importante perché fa sempre parte di un contenuto, magari anche di un contenuto rintracciato con altre piattaforme esterne per la diffusione appunto della conoscenza del proprio sito, però per quanto riguarda il discorso della misurazione, cioè del monitoraggio, della misurazione dell'afflusso dei dati che girano nel vasto mondo della rete, l'influsso dei social network, delle reti sociali, non è ancora così grande come uno pensa. Cioè, alla fine i risultati veramente eccezionalissimi non ci sono. Questo però, Jens lo ha sottolineato, può cambiare veramente nel brevissimo corso di tempo, cioè può cambiare già l'anno prossimo o al massimo tra 2 anni, perché gli sviluppi nel mondo dell'internet ormai sono talmente veloci che anche lì possono cambiare dinamiche molto presto. Quindi i social network restano sempre importanti, però non sono decisivi per la visibilità del proprio sito web nei motori di ricerca. Abbiamo un'altra domanda, Davide, da parte di Flaviano, esatto, sempre Flaviano, che appunto ci chiede per quanto riguarda se il titolo e la descrizione del sito, visto che si inseriscono già le parole chiavi, che ruolo hanno per l'indicizzazione del sito? E anche qui mi rivolgo al nostro collega Jens. Jens, Flaviano hat ja vorhin schon gefragt wegen der Keywords, Metatext. Ja. Und nun wollte er wissen, wie wichtig sind auf der anderen Seite Titelseiten, also der Titel der Seiten und auch die Beschreibungen der Seiten. Ja, also der Titel ist einer der wichtigsten Sachen für SEO. Also da würde ich sehr darauf achten, dass ich den optimiere, dass er nicht zu lang ist, dass ich das Keyword vorne habe. Die Beschreibung hat, also die Meta-Description, die hat keinen Einfluss auf das Ranking, aber ganz wichtig zu wissen ist, dass man sie gut schreibt, das heißt Klick auffordert, ne? Dass die Leute, wenn sie es lesen, dass sie aufgefordert werden, auf die Seite zu kommen, weil Google das indirekt natürlich schon wertet. Call to Action. Richtig, genau, Call to Action da einbaut. Deswegen Meta-Beschreibung halt nicht Ranking relevant, aber schon wichtig und Seitendichte sehr, sehr wichtig. Bitte darauf achten, den gut zu gestalten, nur nicht zu lang. Okay. Quindi, Flaviano, la risposta a te e anche per tutti gli altri utenti interessati, ovviamente. Dopo aver parlato delle parole chiavi, un altro fattore molto molto importante è il titolo, o sono i titoli delle varie pagine che puoi dare. I titoli devono esserci per forza, perché sono un fattore molto importante per i motori di ricerca. E la cosa decisiva è che i titoli non devono essere troppo lunghi, però devono essere veramente significativi per quanto riguarda il contenuto del sito. Magari il titolo può all'inizio contenere una delle parole chiavi che si ritrovano sulla pagina stessa a cui fa riferimento il titolo. Seconda cosa, la descrizione. La descrizione delle pagine non è così decisiva per il ranking stesso, però
La descrizione è importante per quanto riguarda quando hai già il tuo risultato su Google o su altri motori di ricerca. Praticamente l'utente che trova magari il tuo sito su Google vede questa breve descrizione sotto il titolo del tuo sito. È per questo che la descrizione deve avere in poche parole, però in modo anche significativo, una descrizione, un concetto diretto del tuo sito, e deve anche attirare l'attenzione al meglio possibile dell'utente. Per questo motivo inserite anche delle descrizioni, magari non per ogni singola pagina, dipende poi ovviamente sempre dallo scopo del vostro sito. Tenetela al più breve possibile, però deve essere ben scritta, cioè deve magari anche contenere tipo un, come si dice, un call to action, per esempio, descrizione, questo è il mio sito, autoricambi a Roma, per esempio, però deve contenere tipo una frase, per esempio, visitate il mio negozio, visitate Roma, o qua trovate i pezzi per gli autoricambi, cose del genere, per esempio. Ok, Davide, avevamo un'altra domanda. C'è un'altra domanda da parte di Silvia, che cambia un attimo argomento e passa all'altro nostro argomento del webinar di oggi, di botta e risposta, che è appunto l'e-commerce. Silvia ci chiede, per quanto riguarda l'e-commerce, se abbiamo in programma di dare appunto la possibilità di effettuare i pagamenti tramite carta di credito comuni e non solo tramite PayPal. In questo momento non possiamo ancora dire nulla, nel senso che possiamo garantirvi che i nostri tecnici e i nostri developers lavorano ogni giorno per implementare sempre più strumenti utili che, come fa Silvia, ci chiedete appunto tramite supporto, tramite chat o appunto come oggi tramite webinar. Possiamo dirvi che delle novità ci saranno a breve, però appunto non possiamo dirvi di più. È sicuramente un argomento che abbiamo sotto mano da tempo e stiamo cercando appunto di implementare questo strumento per le carte di credito, che però appunto non riusciamo ancora a darvi delle tempistiche. Ci tengo però a sottolineare che lo strumento PayPal è veramente uno degli strumenti più utilizzati, per non dire forse il più utilizzato, per quanto riguarda l'e-commerce. Ecco perché, nonostante non ci sia ancora la possibilità di pagare con carta di credito, lo strumento PayPal è di sicuro un'ottima alternativa appunto per effettuare un acquisto, ma anche per ricevere il credito dai nostri clienti online. Quindi Silvia, possiamo garantirti che ci stiamo lavorando su e che rimani con noi, rimani sempre in linea, diciamo, con i nostri social network, con le nostre comunicazioni, che qualche novità arriverà. Questo possiamo garantirlo. C'è ancora un'altra domanda da parte di Elisa, che ci chiede se per i siti già realizzati è conveniente effettuare delle modifiche in base anche ai consigli che noi oggi abbiamo dato nella sezione SEO, oppure essendo già il vostro sito online e una buona posizione sul motore di ricerca, se è meglio non toccare nulla e lasciare gli errori così come magari appunto avete fatto. Chiediamo a Jens, ecco, io ho una mia idea, ma forse è meglio chiedere a Jens, che è il nostro esperto in materia. Passo la parola a Daniel, che sa il tedesco più di me, anche perché io non lo so. Davide, sei perdonato, nessun problema. quindi, la domanda di Elisa la faccio direttamente al nostro amico Jens. Jens, Elisa möchte gerne nochmal wissen, was das SEO angeht. Die Seiten, die bereits schon, sagen wir mal, gut mit den SEO Instrumenten schon, sagen wir mal, bearbeitet worden sind, die schon Beispiel auch Titel und Beschreibungen und Meta-Tags und Keywords haben. Würdest du jetzt sagen, es würde sich lohnen, aufgrund jetzt neuer Erkenntnisse, wie zum Beispiel durch unser Webinar, würdest du sagen, es würde sich lohnen, die jetzt nochmal völlig neu zu überarbeiten, oder
sollten die Leute schon Vertrauen haben in die Arbeit, die sie geleistet haben. Ja, also SEO ist natürlich sehr langfristig. Ne? Also wenn ich eine Seite vor einem Monat oder zwei erstellt habe, dann kann das sein, dass die 6 Monate oder auch 12 Monate braucht, bis sie gut positioniert ist. Das dauert einfach sehr, sehr lang. Mhm. Wenn ich aber schon Jahre daran arbeite und ich habe jetzt irgendwie neue Sachen gelernt im letzten halben Jahr oder in der letzten Woche, dann kann man das natürlich schon nochmal überarbeiten. Aber wenn die jetzt wirklich noch sehr, sehr frisch ist oder auch schon 1 oder 2 Monate alt, würde ich einfach noch ein bisschen warten und der Seite ein bisschen Zeit geben. Mm-hmm. Grazie. Quindi Elisa, la risposta alla tua domanda è praticamente, è ovvio che se hai già investito tanta energia e tanto lavoro nel fare SEO per alcuni tuoi siti o per alcune pagine, cioè stiamo parlando di un periodo di mesi, di più mesi, più di 2 mesi, più di 1 mese, diciamo, lì veramente magari converrebbe fare qualche modifica. Però se invece, diciamo, stai per creare un nuovo sito, hai fatto già qualche settimana di lavoro sul SEO, 3, 4, 5 settimane, il consiglio del nostro esperta Jens, visto che lo scopo di essere visibile è a lunga vista, cioè uno vuole essere visibile su Google con il proprio sito per più tempo possibile, non è che vuole sparire da una settimana all'altra. Per questo devi mirare al punto più lungo, cioè è per quello che il lavoro fatto una volta lo puoi già modificare in qualche punto, perché sei già ormai presente su Google gli altri motori di ricerca. Però invece se hai ancora qualche dubbio sulle nuove cose, sui nuovi siti, sulle nuove pagine su cui hai già applicato i nostri strumenti di SEO, aspettaci un po', abbi pazienza, cioè continua il tuo lavoro con SEO con pazienza, con i consigli, con le dita che ti stiamo dando anche noi oggi o attraverso il supporto, il support center. Ecco, questa è la regola, cioè aspettare all'inizio un po', quando hai appena intrapreso un lavoro del genere, però quando hai già messo tanta energia e tanto tempo, cioè va benissimo modificare 2 o 3 cose, però non tutto, diciamo, perché sennò ci potrebbero essere delle conseguenze. Ok, ecco. C'è un'altra domanda di Silvia, che ci chiede, quindi passiamo a e-commerce, ci chiede se abbiamo in programma di inserire appunto uno strumento che permetta di definire le varianti di colore dei prodotti e se è possibile appunto inserire dei quadratini cliccabili così da permettere al cliente di visualizzare, a seconda del colore cliccato, varie foto dello stesso articolo. Per il momento questa funzione ancora non c'è sulla nostra piattaforma. Ci tenevo però a mostrarvi appunto come funzionano le varianti sul nostro CMS. Vi faccio vedere un attimo, condividendo lo schermo. Esatto. Vi faccio vedere come creare con Jimdo delle varianti sul vostro shop. Questo è un sito che abbiamo creato noi per i nostri webinar, chi ci segue lo conosce già. Andiamo a vedere come creare delle varianti appunto per il nostro prodotto, adesso per il primo nostro prodotto. Quindi una volta effettuato l'accesso, quindi entrato come amministratore del nostro sito, andiamo sul nostro prodotto, e abbiamo i nostri 3 tab, che sono testo, immagine e prezzo. Come vedete, questa funzione potete attivarla o disattivarla semplicemente cliccando sull'icona che trovate in alto a destra. Se la disattivate, vedete chiaramente solamente un prezzo, che è quello del prezzo appunto unico del nostro prodotto. Se invece appunto di ogni prodotto abbiamo delle varianti, basterà semplicemente attivare le varianti appunto del nostro prodotto cliccando sulla destra e inserendo le varie varianti che abbiamo nella nostra disponibilità, nel nostro magazzino. Come vedete, io qui ho inserito ad esempio la bottiglia da 0,35 e la bottiglia da un litro e mezzo. Ovviamente i prezzi sono differenti, quindi abbiamo la possibilità di inserire dei prezzi differenti.
anche, possiamo inserire anche i prezzi di listino e i prezzi finali. Possiamo definire la quantità di prodotti che abbiamo in magazzino, quindi ad esempio qui ne abbiamo tre, o qui possiamo mettere uno, due o tre, e definire la tempistica appunto della spedizione. Una volta fatto ciò, cliccate sul salvare e come vedete, andiamo a vedere l'anteprima del nostro sito, così come viene visualizzato dai nostri visitatori. Come vedete, ve lo ingrandisco un po', qui abbiamo le varianti che abbiamo inserito, quindi con un menu possiamo cliccare e scegliere quale delle varianti comprare, quindi continuare il nostro ordine per poi completare l'acquisto. Potete scegliere ad esempio la bottiglia da 1,5 litri, come vedete il prezzo è già cambiato, poi basterà come sempre inserire il nostro prodotto nel carrello e continuare la fase di acquisto fin quando appunto non arriviamo alla fase di ordine e di finale appunto. Quindi questo è appunto come farvi vedere come funzionano le varianti dello shop di Jindo. Vi ricordo anche, quindi ci tengo a precisare che queste funzioni che vi stiamo facendo vedere sono disponibili sia per il pacchetto free, che è quello gratuito, che per il pacchetto pro e business, ovvero appunto per gli utenti che utilizzano lo shop con più prodotti, perché come ci teniamo a ricordare, con il pacchetto business i prodotti che potete inserire nel vostro shop sono illimitati, quindi per il pacchetto pro avete a disposizione fino a 15 prodotti da poter inserire nel vostro shop. Perfetto, ci sono altre domande, Daniel? Sì, abbiamo un'ultimissima domanda. Ok. E l'ultimissima risposta anche per oggi, perché i tempi stringono. E Flaviano ci chiede, sempre per quanto riguarda le parole chiave e il SEO, quindi torniamo sull'argomento del SEO per l'ultima volta, se vale la pena di cercare le parole chiave su strumento di AdWords oppure su Google Trends? Cioè, se conviene, per quanto riguarda la scelta delle parole chiave per il proprio sito, fare uso di strumenti esterni, come appunto AdWords o Google Trends. Adesso chiedo di nuovo per l'ultima volta al nostro amico Jens. Jens, die letzte Frage von heute, Flaviano, es geht wieder um Keywords, Meta-Keywords. Und zwar geht die Frage dahin, inwiefern ist es sinnvoll, sich bei der Suche bzw. beim Finden von Keywords von externen Instrumenten helfen zu lassen, zum Beispiel Google Words oder Google Trends. Ist das ausschlaggebend? Ja. Kann das wirklich Gewicht haben? Oder? Also es ist die einzige Methode, um sozusagen das Suchvolumen annähernd realistisch rauszufinden. Also da würde ich auch immer empfehlen, den Google Keyword Planner oder Ad Planner heißt der, glaube ich, und Google Trends zu verwenden. Immer das beides in Kombination. Das ist eine gute Methode, um das Suchvolumen und um zu sehen, ja, wie hoch ist das Suchvolumen eigentlich nach meinem Keyword, auf das ich optimieren möchte. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall die Tools nutzen und auf keinen Fall darauf verzichten, weil es ist immer wichtig zu wissen, auf was man optimiert. Mhm. Perfekt. Vielen Dank. Grazie. Flaviano, la risposta è molto chiara da parte di Jens alla tua domanda, cioè Google AdWords o anzi Google Trends oppure Google Keywords Tool sono degli strumenti veramente importanti per trovare delle parole chiavi. Cioè, qualora tu avessi la possibilità di accedere a queste piattaforme esterne, di fare uso di questi strumenti, anche loro gratuiti, fallo. Perché appunto, cioè, loro ti danno la possibilità tecnica e veloce di trovare delle parole chiavi adatti al tuo sito. Cioè, Davide sicuramente vi cercherà adesso anche un articolo sul nostro support center. Praticamente il Google Trends ti aiuta a vedere anche in paragone a siti web già esistenti e già rintracciabili sui vari motori di ricerca, a trovare delle parole chiavi che possono servire per il tuo sito. Cioè Google praticamente dà una, si può dire una piccola occhiata alla concorrenza, insomma, però non è proprio così, però il concetto è quello, cioè se tu hai un sito web con un'attività e-commerce che mira a un certo prodotto, a un certo settore commerciale, Google Trends esamina le parole ricercate in questo settore negli ultimi 6 mesi, nelle ultime settimane, nell'ultimo anno. Quindi ti dà a te una base fissa di parole chiave che potresti usare anche tu per il tuo sito. E poi in combinazione con altri strumenti come Google Keywords Tools, sono degli strumenti, sì,
assolutamente da, consigliati da, dal nostro amico Jens e assolutamente anche da usare. Ecco. E ci siamo per oggi, vero Davide? Perfetto, ci siamo, sì sì. Dunque, non riesco più a... Vabbè, uso il tuo schermo per ringraziare tutti i nostri partecipanti al webinar di oggi. Sicuramente una buona prima esperienza. Ne approfittiamo per invitarvi ai webinar di dicembre. Potete vedere, potete appunto trovare il nostro programma dei webinar di dicembre nella pagina dedicata ai webinar presente sul nostro support center, che adesso vi andiamo a linkare nella chat. Ringraziamo Jens per essere stato qui con noi oggi, ad averci appunto onorato con la sua presenza e con alcuni dei suoi utilissimi consigli e dritte per i nostri utenti. Speriamo che vi sia servito, che vi sia stato d'aiuto. E niente, diciamo già qualcosa sugli appuntamenti di dicembre. Esatto. Vi possiamo anticipare già gli argomenti che tratteremo a dicembre. Ci saranno due webinar dedicati al design e layout, quindi tutte le cose che riguardano design e layout, in un primo webinar che riguarda le conoscenze basilari su design e layout, e poi un po' più per esperti e cioè discorsi avanzati, per finire poi prima di Natale con un appuntamento simile a questo di oggi, botta risposta, dedicato a tutto quello che riguarda design e layout, e anche lì ci sarà un ospite d'onore, un nostro collega. Una nostra collega, in questo caso una ragazza. Esattamente. Comunque ringraziamo di nuovo a Jens, grazie mille. E niente, vi aspettiamo a dicembre e vi salutiamo. Per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, non esitare a contattarci al nostro supporto via email, oppure consultate il nostro support center. Se vi volete riguardare qualche webinar, lo trovate qui sulla nostra pagina dedicata ai webinar nel support center. Perfetto. E questo okay. È tutto. Grazie mille. Grazie. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.